E benvenuti ragazzi, sono Gilbe e oggi vi porto un video che secondo me interesserà tantissime persone ed è per questo che vi chiedo cortesemente di raggiungere sotto questo video qua, facciamo 100 like. Vi chiedo inoltre di iscrivervi al mio canale visto che tantissimi di voi non lo sono, guardano i video ma non lo sono, ad esempio mi pare all'incirca sia dell'85% la percentuale delle persone che guarda i miei contenuti senza però essere iscritta, quindi cortesemente iscrivetevi. Faccio questo video qua perché tendenzialmente reputo importantissima la diversificazione anche solamente nelle entrate. Tenete in considerazione che io fino all'anno scorso la mia unica fonte d'entrata era lo stipendio. Tenete anche presente che io vado all'università, quindi tendenzialmente non è che lavoro 8 ore al giorno, perché non riuscirei ad andare all'università facendo un lavoro d'ufficio. È per questo che tendenzialmente quest'anno ho deciso finalmente di cercare di diversificare un po' le mie entrate e oggi vi porterò ovviamente qua questa colonnina qua delle quantità in euro, la oscurerò perché per questione di privacy, ma l'ho fatta semplicemente perché mi serviva per calcolare le percentuali delle singole entrate sull'entrata totale. Ed è per questo che iniziamo subito con la prima casella. Come potrete immaginare, la prima tipologia di entrata in percentuale ovviamente è il mio lavoro. Per chi non lo sapesse, io sì studio economia, ma ho anche una società di consulenza e contabilità per le aziende. Sono socio, lavoro e ho uno stipendio che semplicemente è parte degli utili della società. E questa entrata qua riguarda il 72% delle mie entrate totali, che è abbastanza alto, ma sto cercando pian pianino di ridurre questa percentuale qua. Penso già che dal prossimo anno questa percentuale qua, magari il video lo rifarò anche il prossimo anno, penso che questa percentuale qua si potrà ridurre. Non tanto perché si ridurrà il mio stipendio, ma perché spero aumenteranno le entrate derivanti dalle altre tipologie. La seconda entrata, per quanto riguarda la percentuale sul totale, è il mio lavoro di YouTube, che comprende le entrate dalla monetizzazione, quindi dalle pubblicità, ma anche degli abbonamenti, perché per chi non lo sapesse, offro alcuni vantaggi alle persone che si abbonano al mio canale. Potete tranquillamente andare a vedere i vantaggi, li trovate nel primo link in descrizione e sul tasto abbonati di fianco al tasto iscriviti, che secondo me, ma penso anche per tutti gli abbonati, ne vale tanto la pena. Perché? Perché secondo me i consigli o i file o gli stili di investimento che insegno, tra virgolette, secondo me sono davvero necessari. La terza tipologia di entrata in percentuale è le vendite. Vi sembrerà strano, ma io ho sempre sottovalutato questa cosa qua, ma le vendite, credetemi, vi possono portare davvero tantissimi soldi all'interno del portafoglio. Cosa intendo per vendite? Semplicemente durante il lockdown vado nell'armadio e guardo effettivamente cosa non utilizzo o comunque non ho intenzione di utilizzare per i prossimi 2-3 anni. A quel punto io ho detto: proviamo a mettere questa roba su subito o su eBay e vediamo se riusciamo a venderla. Ragazzi miei, ho incassato veramente tanti soldi dalle vendite. So che voi mi direte: ma non è che sono soldi di fatto che hai guadagnato, sono semplicemente i soldi che ti sono tornati indietro, perché ovviamente vendi cose che avevi comprato in passato. Sì, ma vi posso assicurare che tutti i soldi che ricavate da cose che non utilizzate più da anni sono soldi più che guadagnati, ve lo posso assicurare, perché sono oggetti che tendenzialmente nel mio armadio avrebbero solo preso della gran polvere. E non sto parlando di vestiti, magari sto parlando di giochi vecchi o cose simili, degli hardware, dei pezzi di hardware, componenti del computer. Quindi ragazzi miei, credetemi, aprite il vostro armadio e guardate se c'è qualcosa che non utilizzate più e se avete intenzione di venderlo potete farlo e secondo me ne vale veramente la pena. Che siano carte Yu-Gi-Oh!, carte di Pokémon, carte vecchie, non lo so, oggetti da collezionismo che non vi piacciono più, non utilizzate più, venderli. Cioè, è inutile far prendere la polvere alle cose. E un 4% di entrata solo da vendite, diciamo che è più che buona. La quarta tipologia sono le affiliazioni. Per chi non lo sapesse, ovviamente all'interno di questa macro categoria qua sono comprese tutte le entrate derivanti da affiliate Amazon o
o magari delle entrate e delle affiliazioni per quanto riguarda le carte, che tra l'altro trovate tutti in descrizione, oppure non so, ad esempio ci sono applicazioni che offrono dei bonus in vita a un amico come Satispay. Oppure ho anche delle entrate magari da Bondora, che era un sito dove si poteva fare peer-to-peer lending e tramite l'invito a un amico si potevano invitare altre persone. E io tendenzialmente non ho mai sfruttato troppo l'affiliazione perché non è una cosa che mi fa impazzire. Ho sempre solo consigliato servizi e cose che ho utilizzato io in prima persona. Se no, tendenzialmente non mi piace fare pubblicità gratuita a cose e servizi che non uso io in primis. Quindi l'ho sempre evitata. Se no, questa percentuale qua sarebbe potuta diventare anche più del mio lavoro, e diciamo che se non me ne fosse fregato niente avrei potuto farlo tranquillamente, penso. La quinta tipologia di entrata, ragazzi miei, e occupa il 3,91%, sono le plusvalenze, che per chi non lo sapesse, vabbè, penso lo sapete tutti, ma tendenzialmente io faccio video dove investo nel mercato azionario e quindi magari compro delle determinate azioni. Poi, nel momento in cui mi rendo conto che hanno raggiunto un prezzo che secondo me è troppo alto per quanto vale l'azione, tendenzialmente magari vendo e la differenza che c'è tra il prezzo di vendita e il prezzo a cui l'ho acquistata è una plusvalenza. Molto semplicemente, se io compro un'azione che è una parte di società a 50 dollari magari e quell'azione lì sale nel corso del tempo e arriva magari a 100 dollari e io quel prezzo lì lo reputo tanto sopravvalutato, niente, allora decido di vendere e mi porto a casa 50 euro di profitto. Spiegato molto semplicemente. Comunque, se siete interessati al mercato azionario, guardate i video precedenti e in generale, se siete interessati a questo mondo qua, considerando che sto facendo un video al giorno per tutto il mese di gennaio, ho creato una playlist apposta che si chiama Maratona Gennaio. La trovate all'interno del mio canale. Se avete tempo, magari mettete la playlist sul computer e fatela partire e guardatevi i video che vi interessa. Secondo me può essere un grande metodo per imparare gratuitamente. La sesta tipologia di entrata, che devo dire una delle mie preferite perché è una entrata totalmente passiva, sono i dividendi. Ho fatto anche diversi video sui dividendi, secondo me è una delle migliori forme di entrata, semplicemente perché, breve parentesi, per chi non lo sapesse, i dividendi sono semplicemente una parte di utile della società che viene distribuita agli azionisti. Spiegato ancora più semplicemente, supponiamo che io ho un'azione di una società, quindi ho un'azione Apple, per dire, io di fatto sono un socio di Apple, quindi gli utili che fa Apple in piccola parte sono utili che ho fatto io. Il consiglio di amministrazione può decidere di tenere gli utili in società oppure, per premiare gli azionisti, quindi anch'io, può decidere di distribuire una parte degli utili. Quindi supponiamo che Apple durante l'anno faccia 100 euro di ricavi in generale, ovviamente farà miliardi di ricavi, però Apple supponiamo che faccia 100 euro di ricavi, 80 euro di costi, quindi fa 20 euro di utile. Ok? Supponiamo quindi che io abbia un'azione Apple. Di quei 20 euro lì a me spetteranno una piccola percentuale in relazione al numero di azioni che ho. Spiegato molto semplicemente. Ho fatto un video sul mio portafoglio azionario. Considerate che i dividendi vengono distribuiti tendenzialmente ogni trimestre, perché ogni trimestre le aziende sono tenute a far uscire quelle che si chiamano le trimestrali. E all'interno delle trimestrali il consiglio di amministrazione dice se effettivamente decide di distribuire parte degli utili agli azionisti. I dividendi, però, essendo che ho iniziato quest'anno, sono abbastanza bassini in percentuale, ma spero, e metto le mani avanti, ma spero che quest'anno saranno più elevati. Considerate che quest'anno, cioè scusate, il 2020, ho ricevuto l'1,60% all'interno del totale delle entrate di dividendi, che è abbastanza bassino. Però è buono. L'ultima categoria, ma non per importanza, sono gli interessi. Anche qua ho fatto un video dove spiego il funzionamento di Bondora, che è una piattaforma di peer-to-peer lending, dove, spiegato brevemente, io privato mi rivolgo a Bondora, che è un intermediario che fa da tramite, presto dei soldi a Bondora che li presta alle persone. A me dà un tasso di interesse, supponiamo del 6,75%, e a quelle persone là chiede un tasso di interesse, supponiamo dell'8%. Bondora ci guadagna la differenza che c'è tra i tassi di interesse, quindi 1,25% di interesse. Mentre io guadagno il 6,75%, mentre quelle persone là dovranno restituire l'8% di interessi a Bondora. Spiegato molto semplicemente, e i tassi di interesse erano totalmente
buttati lì a caso. Considerate che io all'interno del mio portafoglio di investimenti ho anche una sezione dedicata a Bondora e come potete vedere quest'anno in percentuale ho ricevuto lo 0,91% delle mie entrate in interessi. Sono interessi che vengono distribuiti giornalmente, io avrò non lo so quanti soldi depositati, ma supponiamo 1000 euro depositati, se io ricevo il 6,75% l'anno, vuol dire che riceverò 67,50 euro l'anno, che sono al giorno, 67,5 diviso 365, sono 18 centesimi al giorno. Quindi di fatto, supponiamo che io avessi investito 1000 euro in Bondora, riceverei 18 centesimi al giorno tutti i giorni. E questa, anche questa qua è un'entrata passiva, perché di fatto io nel momento in cui deposito i soldi non controllo manco più. Su Bondora non so da quanto tempo è che non entro, semplicemente perché non richiede un atteggiamento attivo. Detto questo, io spero che questo video qua vi sia stato utile. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono le vostre tipologie di entrate. Niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.